Con il suo vulcano attivo, l'isola di Stromboli è una delicata riserva naturale. Ti chiediamo di rispettare l'ambiente, solo così lascerai intatta la sua unicità. Se vuoi visitare il vulcano, informati sulle regole vigenti. Le guide alpine e vulcanologiche e il centro informativo INGV sono a tua disposizione. Stromboli è un vulcano attivo. Le sue esplosioni di solito sono di moderata energia. I brandelli di lava arrivano fino a centinaia di metri d'altezza. Il vulcano, senza preavviso, può produrre esplosioni molto violente, oppure colate di lava che si riversano lungo la sciara del fuoco. Quando la lava incandescente incontra il mare, si sollevano grandi colonne di vapore. Nella sciara del fuoco possono verificarsi frane pericolose per chi è vicino alla costa. Infine, anche se raramente, le coste dell'isola di Stromboli possono essere interessate da onde di maremoto, originate da forti esplosioni, grandi frane o terremoti. Il vulcano è monitorato dalla comunità scientifica, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi di Firenze e Consiglio Nazionale delle Ricerche. L'escursione in montagna sulla cima del vulcano può essere faticosa per pendenza, caldo e un dislivello di 900 metri. L'escursione può durare tra salita e discesa 5 ore. Affrontala in buone condizioni fisiche. Usa scarpe da trekking e vestiti adeguati. Porta con te acqua e cibo sufficienti. Non sottovalutare questi consigli. Per le escursioni sulla cima del vulcano è obbligatorio essere accompagnati da una guida alpina o vulcanologica. Se ti trovi in cima al vulcano e senti una forte esplosione, devi rifugiarti immediatamente negli shelter o in altro luogo riparato. Mantieni la calma e segui le indicazioni delle guide. Se stai attraversando un fondovalle e senti una forte esplosione, dirigiti lateralmente verso i fianchi più elevati. Se ti trovi in barca, allontanati dalla costa, verso il largo. Sono sempre vietate la navigazione e la balneazione fino a 400 metri dalla zona antistante la sciara del fuoco. Se il mare si ritira o senti una forte esplosione, un terremoto o il suono delle sirene, risali verso l'interno dell'isola seguendo le vie di fuga indicate dall'apposita segnaletica. Adesso conosci meglio Stromboli e sai come comportarti in caso di pericolo. Ora puoi vivere ed esplorare la bellezza delle isole Eolie. Buona permanenza!